No, vabbè, raga, io la faccio spogliarmi, fa freddo. E invece, ragazzi, eccoci qua. Iniziamo questa bellissima puntata sul mantenimento invernale delle nostre piante per chi abita in climi un po' più freddi. Per prima cosa voglio dirvi che qui sopra e sotto in descrizione passerà il video che ho registrato lo scorso anno in cui vado a trattare nel dettaglio tutte quelle che sono le piante in base a dove viviamo e come mantenerle. Non vado quindi a ripetermi, sarebbe un pochino fastidioso anche quest'anno. E quindi direte, e mo che ci vuoi dire allora oggi? Ve lo dico io, birbanti. Quello che voglio affrontare oggi è darvi qualche piccolo consiglio sugli elementi che possono più infastidire o rendere migliore la nostra pianta durante questo periodo, analizzate dal punto di vista di chi abita in climi un pochino più freddi. Io ovviamente qui nel titolo metto del nord, però ovviamente dato anche il clima che sta vivendo adesso il centro-sud con forti nevicate, vento, freddo e così via, sono delle considerazioni applicabili a chiunque si trova in delle condizioni climatiche molto proibitive. Diverso sarà quello che vedremo nella puntata di mercoledì dove andremo a analizzare quelli che sono i consigli magari nel mantenimento o in alcune piccole licenze poetiche che possiamo prenderci noi che abitiamo in climi un pochino più leggeri, almeno durante l'inverno. Poi il problema nostro ovviamente è l'estate. Quello che voglio parlarvi quindi sono degli elementi principali della nostra coltivazione che ritroviamo in questo periodo, ovvero temperatura, vento e acqua. Partiamo dalla temperatura. Allora, qui viene il bello, perché quello che si richiede ad un bonsaista, soprattutto se voglia fare quel salto di livello per diventare comunque un pochino più esperto, è diventare un piccolo Giuliacci, un piccolo meteorologo che va ad analizzare quelle che sono le temperature e anche magari il vento che troveremo di qui a qualche giorno. Ovviamente non voglio dirvi che dobbiamo stare con il telefono piantato a vedere costantemente come varia il tempo, ma cercare di analizzare quello che sarà l'oggi e almeno il domani e sia mai il dopodomani farà la differenza tra avere delle piante in salute durante la primavera o avere comunque delle piante che hanno sofferto questo clima freddo. Le condizioni climatiche infatti possono cambiare magari da un giorno all'altro, anche nella giornata stessa, ma comunque può esserci un calo repentino delle temperature che deve magari farci prendere dei provvedimenti più o meno drastici per le nostre piante per salvaguardarle. Vi ho parlato all'inizio infatti del fatto di avere comunque quel salto di qualità per diventare comunque dei bonsaisti un pochino più esperti, perché comunque durante questo periodo dell'anno c'è la possibilità che le nostre piante, soprattutto nei caducifoglia, si vada comunque a sacrificare quella che è la gemma latente un pochino più interna, un pochino più piccolina, un pochino più debole in vista di quella apicale più forte e che la nostra pianta per natura tenderebbe a rendere ovviamente sempre più forte. La perdita di quella gemma renderà il nostro lavoro, il nostro sacrificio per aumentare la ramificazione, per salvaguardare le crescite interne totalmente vano e quindi avremo durante la nostra primavera, prossima primavera, delle piante che hanno sacrificato le gemme più deboli in vista comunque delle crescite apicali che noi generalmente potremmo a tagliare. È bene quindi cercare di studiare quello che è il clima che ci circonda, cercare di prevenire dei problemi dovuti al freddo che dovremmo in qualche modo, insomma, andarci a mettere una pezza. Il freddo tendenzialmente possiamo combatterlo in tanti modi. Quello che possiamo fare principalmente è gettare le nostre piante all'interno di una serra fredda che va a garantire le temperature interne, diciamo tra i 2, 3 e al massimo anche 10 gradi più alte rispetto all'esterno. Per garantire al meglio anche l'avere una differenza di temperatura maggiore tra l'interno e l'esterno, abbiamo la possibilità di inserire all'interno della serra fredda degli elementi che vanno a dissipare calore durante la notte. Il metodo migliore che è uscito anche durante una live, e ringrazio assolutamente questo ragazzo per il consiglio, è quello di andare a installare all'interno comunque della serra fredda, qualora ce ne fosse la possibilità a livello di dimensioni, dei comunque bidoni, proprio adesso vi parlo di bidoni, ma non pensiamo comunque contenenti acqua. Come sappiamo, l'acqua tende a ghiacciarsi e quindi dice sì, e che facciamo? Ci metto l'acqua che poi si ghiaccia e dissipa calore? No, è là che è bene il bello. Qualora insomma questi bidoni siano piuttosto grandi, quello che la nostra acqua farà sarà non ghiacciarsi totalmente. Si andrà ovviamente, magari se fa molto freddo, a ghiacciare la parte più superficiale del nostro boiler, del nostro bidone, ma la parte interna rimarrà comunque in fase liquida. La fase liquida, come sappiamo, ha una temperatura maggiore di zero, il calore va a dissiparsi all'esterno, dato che comunque fa più freddo, perché questo insomma è quello che avviene. Comunque ci sarà un rilascio del calore che tenderà a mantenere la temperatura all'interno della nostra serra leggermente più alta. Non è un metodo che fa miracoli, ovviamente, ma questo fa sì che comunque la temperatura non vada a scendere troppo. Come abbiamo visto varie volte, la temperatura critica per le nostre radici è meno 4 gradi. In questo caso, ovviamente, se le temperature siano costantemente sotto lo zero, molto fastidiose, molto pericolose, quello che dobbiamo fare è tenerle sempre all'interno della serra fredda e soprattutto andare a coprire il vaso, perché le radici, come sappiamo, sotto i meno 4 gradi tendono a ragionare in modo molto
stupidino, non vanno proprio a lavorare, ma soprattutto quello che trovano qualora lavorassero è un terreno totalmente ghiacciato. Il concetto della serra fredda potremmo anche eventualmente evitarlo qualora le temperature, magari in alcune zone della nostra penisola o magari in alcuni momenti dell'inverno, non vanno costantemente sotto lo zero. Ma se c'è un'oscillazione tra temperature molto fredde, quindi sotto lo zero, e temperature positive, magari anche intorno ai 5-6 gradi, possiamo stare tranquilli e magari andare a evitare la serra fredda e posizionare le piante soltanto con una copertura del vaso che di notte non vada comunque a ghiacciarlo troppo. La copertura con serra fredda è piuttosto utile sia in climi molto molto freddi, quindi dove comunque la temperatura tende a scendere molto ed è quindi bene coibentare bene le nostre piante rispetto all'esterno, ma anche e soprattutto per quelle zone piuttosto umide dove magari durante la mattina si va a stabilire quella brina ghiacciata sopra le nostre piante. Quella, come vi ho detto, tende comunque a rovinare quelle che sono le gemme per noi molto più importanti rispetto alle altre e potremmo quindi andare a perderle. È importante comunque cercare di analizzare bene il clima che stiamo vivendo e magari far passare la serra fredda tra aperta e chiusa durante il giorno. Come abbiamo visto nella puntata di mercoledì, durante il giorno se comunque le temperature salgono è bene comunque aprirla per far arieggiare e non lasciare quel clima molto chiuso, molto umido all'interno, che potrebbe comunque creare anch'essa dei danni. Quindi se abbiamo queste oscillazioni ma comunque le piante le vogliamo buttare in serra fredda, è bene comunque andarla ad aprire durante la giornata. Ovviamente non è che a mezzogiorno dobbiamo aprirla, magari la mattina alle 7, 7 e mezza, quando andiamo a uscire di casa, l'andiamo ad aprire. All'interno della serra fredda principalmente quello che conviene posizionare sono magari i caducifoglia. Le piante di conifere, una volta che andiamo a coprire il vaso, quel tipo di ago, quel tipo di scaglia può sopportare temperature anche piuttosto proibitive, basta insomma vederle in natura dove sono. Quello che però magari possiamo fare nella nostra coltivazione è che se abbiamo tutti i caducifoglia e un ginepro non sappiamo dove metterlo, insomma metterlo lì dentro assolutamente male non fa. La copertura del vaso possiamo andarla a suddividere in due fattori: molto leggera, magari utilizzando anche del TNT, o molto più pesante utilizzando degli isolanti un po' più vigorosi, come per esempio del Pluriball, andandolo proprio ad avvolgere il vaso, ovviamente lasciando la parte alta utile per l'annaffiatura, o andando in sistemi un pochino più drastici a posizionare la pianta all'interno magari di una cassetta di polistirolo coprendola poi di foglie. Questo ovviamente permette un'isolazione molto più vigorosa rispetto alle altre rispetto all'esterno, o utilizzare, qualora volessi, ho visto un video di Johan di Bonsai Talk dove andava a coprire la pianta con del materiale isolante molto importante, qualora fosse necessario, qualora vi fosse possibile, qualora magari ce l'avete anche in casa, dei materiali molto isolanti possiamo utilizzarli per andare a coprire il vaso. Abbiamo visto quindi quali sono le problematiche dovute al gelo, come andare a riparare le nostre piante, poi pianta per pianta, settore per settore, zona per zona, ve lo ritrovate sempre nel video che trovate qui in descrizione. Il secondo elemento che invece ci può dare molto fastidio è il vento. Nella scorsa puntata ne ho parlato, vi ho detto ve ne parlo dopo, poi non ho più parlato, ma nessuno ha detto niente, raga, sveglia eh. Allora veniamo alle cose importanti, il vento. Il vento che cosa fa? Il vento, come sappiamo, è un elemento molto disturbante per le nostre piante, perché se da un lato va comunque a rinforzare il tessuto, a reggiarlo bene, a reggiare bene il terreno, che è importante soprattutto in questo periodo per non far sì che si stazioni l'acqua, e come abbiamo visto nella puntata precedente si vada magari a ghiacciare e a spaccare il panetto radicale, è molto importante prevenire quello che è l'eccesso di vento, che come ogni eccesso porta solo danni come la grandine. Che cosa fa l'eccesso di vento? L'eccesso di vento tende ad asciugare i tessuti, come si può dire, li secca, quindi oltre a seccare comunque le foglie, a togliere tutta quella che è la traspirazione che con tanta fatica hanno portato su, va ad asciugare anche il terreno molto velocemente, e questo potrebbe comportare che la nostra pianta potrebbe avere sete anche quotidianamente. C'è stato la settimana scorsa 3 giorni di forte vento e le piante ho dovuto bagnare tutti i giorni come se fosse estate. Il vento costante provoca anche dei gravi problemi, soprattutto se è freddo, perché come sempre può andare a intaccare quelle che sono le gemme un pochino più interne della nostra pianta, o può andare anche a catapultare quello che è tutto il nostro ben di Dio. Non di rado sentiamo come le serre facciano da vela come luna rossa e vadano a schiantarsi, provocando la caduta quindi di tutte le piante al loro interno, soprattutto se sono quelle a parete. Quello che dobbiamo fare quindi è prevenire questi problemi, andare magari ovviamente ad ancorare la serra fredda, ma questo insomma è un concetto abbastanza logico, ma nel momento in cui magari posizioniamo le nostre piante in una zona non troppo riparata, non abbiamo delle zone molto ventose, ma quello che può succedere è che comunque un vento costante, anche leggermente forte, va ad asciugare il terreno provocando la caduta della pianta. Come sappiamo infatti generalmente i bonsai nel momento in cui sono bagnati hanno un baricentro piuttosto basso, perché comunque il vaso fa da perno di appoggio, diventa molto pesante e non si muove. Nel momento in cui si asciuga ovviamente il baricentro si alza, la chioma tende anche a pesare più di quello che è sotto il vaso e quindi fa da vela come la serra, come luna rossa, e va per terra. Rompiamo i rami, rompiamo il vaso,
e insomma no, non si fa, insomma stiamo attenti. Quindi le preoccupazioni sul vento devono avere ovviamente due caratteri: la prima è se abitiamo in zone con vento costante, quindi va da sé che sicuramente avrete preso delle precauzioni anche in primis rispetto a quanto vi sto dicendo io, insomma se abitate a Trieste sapete che lì ci sono delle problematicità dovute al vento. Se invece come me abitate in zone dove il vento non è un fattore così costante ma potrebbero arrivare delle giornate di vento molto impetuoso, quello che dobbiamo fare è, come vi ho detto all'inizio, diventare dei piccoli giuliacci, cercare di capire se ci sono delle giornate piuttosto ventose e magari andare a riparare bonsai, ancorare meglio la sera fredda perché ieri non ci andava e così via, insomma prendere delle piccole precauzioni o anche in base all'attenzione che dobbiamo dare alle nostre piante. Se magari l'abbiamo bagnate l'altro ieri e volevamo bagnarle domani, se oggi tira forte vento sappiamo che oggi si asciuga completamente. E abbiamo visto la problematica number 2, adesso andiamo a vedere quella che è l'acqua. Per quanto riguarda l'acqua, gli ho riservato un posticino speciale nel mio cuoricino, soprattutto in una puntata di G-Bonsai, l'ultima che abbiamo visto mercoledì, dove ne abbiamo parlato abbondantemente. Quello che voglio dirvi oggi è quindi qualche piccolo consiglio in più, soprattutto per chi abita a nord, perché la combo gelo-vento-acqua ovviamente è di difficile districazione, è un'equazione molto difficile da risolvere. Come abbiamo visto, l'acqua comunque sotto alcune temperature tende a ghiacciarsi e quindi premunirsi da questa eventualità, con magari il coprire il vaso e così via, tende comunque a dare un maggiore sollievo alla nostra pianta. Dobbiamo quindi stare molto attenti quando andiamo a bagnarle, porgli un occhio particolare nelle giornate ventose, insomma tutte piccole cose che abbiamo già visto e che adesso magari andiamo ad analizzare. Come sappiamo, l'acqua è il bene di prima necessità per la nostra pianta, va a favorire la traspirazione e tutti quelli che sono i processi interni, ed è quindi bene, assolutamente necessario, cercare di conservare il più possibile i concimi all'interno dei loro ripostigli, non mettere le nostre piante, perché comunque andrebbero ad affaticare quello che è il tirar su dell'acqua da parte della nostra pianta, andrebbe ad affaticare ancora più il terreno in uno stato molto difficoltoso, soprattutto per le zone dove fa un freddo molto costante. L'acqua in sé per sé va quindi dosata in modo molto accurato, ma senza essere troppo marsimoniosi e per così dire tirchi, perché comunque, come abbiamo visto, il periodo invernale è un periodo dove la richiesta di acqua può diventare anche piuttosto notevole, quindi non dico che sia come l'estate, ma anche durante l'inverno è molto facile perdere le piante a causa della mancanza d'acqua. È un mese, infatti, è una stagione dove si pensa di dover bagnare poco, ma poi effettivamente non è così. L'importante è quindi cercare di trovare il momento migliore dove bagnare le piante, che sia magari un momento un po' più soleggiato, un momento un po' più tranquillo, un momento dove fa un pochino meno freddo, dove quindi il terreno sia già pronto a recepire l'acqua, non sia totalmente ghiacciato e l'acqua abbia la possibilità di defluire bene, essere tirata su dalla pianta e non ristagnare all'interno del vaso, ed evitare quindi che si vada a ghiacciare durante la nottata, provocando grossi danni. Tutti questi danni sono ovviamente poi man mano gestibili grazie comunque a dei piccoli interventi che possiamo fare, come andare a riparare il vaso, andare a riparare la pianta in un ambiente un pochino più caldo, insomma tutte piccole attenzioni che vanno poi a fornire in finale a un risultato accettabile per la nostra pianta. Va da sé che qui, come per tante altre cose, dovrete affinare la vostra esperienza, insomma mi raccomando, cercare, è un periodo soprattutto per chi abita a nord rispetto comunque a chi abita comunque magari nelle mie zone dove il problema ce l'abbiamo d'estate, è la stagione più difficoltosa per chi abita in climi piuttosto freddi, è una stagione dove porre molta attenzione a come bagnare le piante, a quanta acqua dare, a gestire tutti questi fattori per evitare che ci siano dei danni molto importanti. Ma una cosa fica rispetto a noi ce l'avete. Quello che potete fare infatti è rendere la corteccia delle vostre piante ancora più vetusta e croccante, ancora più carina rispetto insomma a chi abita nelle mie zone che questa cosa non la può fare. Quello che potete fare è quindi bagnare le vostre cortecce non con inondazione che va a bagnare tutto quanto, ma mettendo un pochino di acqua, spruzzando un pochino di acqua lungo magari le cortecce, ovviamente quelle più rugose, più rovinate, più vetuste, magari anche nei momenti leggermente più freddi, quando quell'acqua si andrà a ghiacciare, sbam, va a spaccare la corteccia e la rende ancora più succosa. Ovviamente da me questa cosa non la possiamo fare perché non ghiaccia. Prima vi ho parlato del sole e quindi mo tu mi dirai, e mo pure il sole ci dà problemi durante l'estate e l'inverno, e che dobbiamo fare? Lasciamo perdere e coltiviamo più? Potrebbe essere un'idea, ma prestiamo attenzione nel vostro clima anche al sole. In una puntata dell'anno scorso, che sarà passata sicuramente inosservata a molti, vi davo una piccola perla e
in che cosa consiste. Ritorniamo un pochino indietro, abbiamo parlato del freddo, abbiamo parlato del panetto che si ferma, abbiamo parlato dell'acqua, come va ad attivare tutti quanti i sistemi interni della pianta, ma qual è l'altro elemento che ci dà la possibilità di rendere sprint la nostra pianta? Il sole, la luce. Che cosa succede con il sole? Quando il sole va a impattare sulle nostre piante, sempre verdi, caducifoglie, quelle che siano, la nostra pianta tende a riattivare tutti quelli che sono i suoi processi interni, insomma si sente bella ringalluzzita. Ma mettiamo caso che ci troviamo in un momento in cui fa molto freddo, le temperature tendono a rimanere sempre sotto lo zero sia di giorno che di notte, il nostro panetto è quasi perennemente ghiacciato ed esce una bella giornata di sole. Voi direste, va bene, andiamo in montagna, facciamo una bella passeggiata, la nostra pianta starà benissimo, ed è là che vi frega. La nostra pianta nel momento in cui esce il sole andrà a risvegliare tutti quelli che sono appunto i suoi processi interni, le radici andranno a cercare acqua e troveranno soltanto un muro impenetrabile. Le nuove radici, soprattutto quelle più piccoline che cresceranno, troveranno quindi un panetto totalmente ghiacciato, acqua ghiacciata, non tireranno niente, si atrofizzeranno, apocalisse insomma. L'unica cosa che possiamo fare quindi in questi momenti molto molto difficili, adesso ritroviamo la serenità e la tranquillità e la serietà, allora in questi momenti molto difficili quello che dovete fare è cercare di riparare le vostre piante da quelli che sono i raggi del sole. Che cosa possiamo fare? Questa è una tecnica che si usa anche nelle nursery giapponesi, anche comunque nella coltivazione lì su grande scala, vanno totalmente a coprire quelle che sono le serre, le vanno a oscurare totalmente. Alla nostra pianta non gliene importa un figo secco, perché anche se rimane 7-10 giorni al buio non succede niente. In inverno ovviamente parliamo, non parliamo di primavera, in cui comunque ci sono altre sistematicità. Durante invece il periodo invernale, quello che succede è che la nostra pianta non subisce nessun danno, ma subisce un beneficio, dato che comunque la nostra pianta non va a partire insomma con tutti questi processi che andrebbero poi a creare dei danni. Infatti se esce una bella giornata di sole e prende il sole, come vi ho detto, trova questo muro impenetrabile, la nostra radice si va quindi a seccare, ma il problema qui sta la fregatura, è che non lo riscontriamo nell'immediato, perché la nostra pianta in questo momento non ha bisogno di acqua, ma non ha bisogno di tantissima acqua, non ha una spinta vegetativa importante. Questo problema lo troviamo in primavera, nel momento in cui la nostra pianta è richiesto il 120% di quello che può dare, quindi le radici vanno a caccia d'acqua, il fogliame cresce, c'è traspirazione, c'è un casino, abbiamo gran parte delle radici della nostra pianta praticamente morte, che non funzionano più, e la nostra pianta va in fortissimo stress. Quindi nel momento in cui noi invece andiamo a riparare questo fatto, lasciamo che la nostra pianta non vada a ripartire durante l'inverno, ma non con la vegetazione, ma proprio con i processi suoi, soltanto nel momento, ripeto, in cui si ha perennemente freddo. Cioè se abbiamo un'oscillazione sotto zero, sopra zero, questo concetto non serve, ma nel momento in cui invece abbiamo giorno e notte meno 3 gradi, meno 7, meno 8, meno 9, andiamo a coprire le nostre piante. Ovviamente non è che vi dico di fare un'intelatura nera delle vostre serre, possiamo anche buttare le nostre piante in garage, in un luogo comunque più buio dove non filtra troppa luce o ne filtra poca, in modo che le nostre piante non subiscano questo danno che, vi ripeto, vedremo poi in primavera. E questo quindi è uno di quei piccoli dettagli che vi dicevo che possono fare la differenza, possono farci fare quel salto di qualità tra comunque un bonsaista che magari lo fa a livello amatoriale e che ovviamente non è richiesto a tutti quanti voi. Qui ovviamente si parla alla totale massa dei bonsaisti, da chi è meno esperto a chi è più esperto. Uno può avere anche soltanto una pianta e non starsi a stressare troppo se una pianta magari durante una primavera va comunque un pochino più a rilento, ma se magari vogliamo far diventare questa passione un hobby, comunque qualcosa di molto più importante, molto più sentito per noi, questo è uno di quei piccoli dettagli dove dare attenzione. E quindi ragazzi, spero di essere riuscito a creare la puntata più confusionale di tutto quanto cale, mi ci sono messo d'impegno e quindi spero che ci sia riuscito, ma spero che tra tutta questa confusione siano usciti fuori dei consigli piuttosto utili per voi. Vi ripeto, nella puntata che vi lascio in descrizione c'è l'analisi pianta per pianta di dove posizionarla, sia se fa freddo sia se fa caldo, quindi lì troverete comunque tutte le varie spiegazioni. Qui oggi ho voluto darvi qualche consiglio in più per farvi fare quel salto di qualità che spero vogliate fare in tanti. Io ragazzi vi saluto, vi do l'appuntamento come al solito a mercoledì per la puntata sul mantenimento invernale nei climi un pochino più caldi, e là pure tocca ammentarsi di che parlà, perché qua tanto è tutto semplice, ma troveremo qualche chicca da proporvi. Vi saluto e un bacione ai bimbi come sempre ragazzi, ci vediamo mercoledì, buona domenica a tutti. Allora ragazzi, durante la puntata io spero, io lì ho uno schermino che mi fa vedere cosa vedo, perché registro col telefono, ovviamente lo schermo sta dietro e io non vedo, bla 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 bla. Che cosa è successo? Ho dovuto riregistrare da capo la puntata, perché non so se vi è mai successo a voi che succedesse questa cosa riprendendo con l'iPhone. Cioè, guardate se vi pare possibile una cosa del genere.